prefetto di Livorno, Anna Maria Manzone, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Francesco Notaro, e il sindaco di Capoliveri, Ruggero Barbetti, in rappresentanza dei sindaci dei comuni albani, hanno sottoscritto una convenzione per il potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e sorveglianza nel territorio dell'Isola d'Elba. Noi avremo la possibilità di disporre per 42 giorni, nelle ore diurne, di una squadra in più sull'isola, quindi è un potenziamento di fatto del dispositivo di soccorso. Abbiamo quest'anno, peraltro, rispetto anche ad altre esperienze nel passato, deciso di dislocare questa seconda squadra a Campo nell'Elba, quindi diciamo anche in una posizione più baricentrica, diversa, e quindi avere la possibilità di poter intervenire su tutto il territorio, diciamo così, elbano in maniera più pronta e più efficace. Attualmente sull'isola lavorano 28 vigili del fuoco stanziati presso il distaccamento di Portoferraio. La divisione dei turni fa sì che per tutte le ore del giorno, tutto l'anno, ci sia sempre una squadra di 5 unità. A questa quindi si andrà ad aggiungere un ulteriore gruppo che interverrà per assolvere tutti i compiti istituzionali del corpo, dagli incendi al soccorso in generale. Il costo, pari a 40.000 euro, sarà interamente a carico della gestione associata. Ed è, come dire, una forma di collaborazione importante tra Stato e enti locali per questo dispositivo di soccorso, che soprattutto nel periodo estivo in un territorio come l'Elba, ma in tutta Italia, per quello che anche state vedendo in questo periodo, è sicuramente molto importante. Il prefetto inoltre ha presieduto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza dei vertici dei vari corpi e dei primi cittadini dei comuni elbani. Durante la riunione sono state analizzate le nuove disposizioni in materia di sicurezza che riguardano le manifestazioni e gli eventi pubblici.